giocato a Pierisorio con l'Eclisse per il Perigina, poi sono andato a Montebelluna 2 anni. Ho fatto un anno a Pordenone e poi sono andato ad Atalanta Bergamo per 5 anni. E qua è iniziato bene, l'impatto è buono, è una società con dei valori forti, che ha grandi obiettivi, di sicuro questo l'ho notato subito. E a livello di gruppo, un gruppo molto buono, abbastanza semplice anche con valori molto giusti, molto buoni, molto forti. E sul lavoro avete siete allenati con la squadra, quindi Sì. che idea ti sei fatto, hai visto anche giocare in Vicenza, no? E queste prime due partite che insomma hanno detto già qualcosa sulla squadra di Bergamo, quindi che idea ti sei fatto? No, beh, a livello della squadra è buono, cioè, c'è un bel mix secondo me tra giocatori con una certa esperienza, con un certo curriculum e con giocatori che invece possono dire la loro sicuramente nel corso di quest'anno e via dicendo. E con gli allenamenti c'è una bella intensità, c'è bei carichi di lavoro anche col mister e col prof. Sono un buono staff che lavorano bene, lavorano Tu stai bene fisicamente? tanto. Sì, sto bene. Io ho già iniziato la preparazione a Bergamo, dove ho già fatto 3 settimane abbondanti, quindi fisicamente sto bene, sono a posto. E siete pronti per giocare Sì, eventualmente? da poi sì, nella preparazione poi abbiamo fatto 3-4 amichevoli, quindi anche lì abbiamo messo un po' dentro di partite e poi aspettiamo, abbiamo scusato il campionato però sono venuto qua, quindi c'è stata la sosta nazionale, quindi un po' di stop c'è stato, aspettiamo la prossima a Monza. Vedete gli obiettivi per quest'anno, che sono più in prestito, quindi chiaramente è una fase di passaggio, però Beh, sicuro. importante perché no? Eh sì, l'obiettivo principale è comunque aiutare la squadra, essere a disposizione del mister, di tutto lo staff, in primis quindi aiutare e mettermi a disposizione. E poi questo mi può portare a migliorare a livello personale, sicuramente. Sono due cose che si collegano l'una con l'altra e sono le più importanti per me da mettere in atto quest'anno. Senti, tu sei un giocatore giovane, quindi ovviamente i tifosi non ti conoscono come altri giocatori. E puoi raccontarci un po' quali sono le tue caratteristiche come centrocampista? Ma penso di essere un centrocampista abbastanza duttile, quindi con i vari moduli a 2 e a 3 posso fare tranquillamente sui 2 senza problema, a 3 posso fare sia mediano che mezzala, quindi non ho diciamo, un ruolo fisso, una preferenza e da lì non mi sposto, sono a disposizione del mister dove gli serve, dove vuole mettermi. In mezzo al campo io non ho problemi. Poi a livello fisico devo ancora crescere sicuramente, però per quello che ho passato a Bergamo, sempre giovanile, comunque ci hanno insegnato a livello tecnico, tattico molto, quindi a livello di gioco si basava su quello, diciamo, la scuola, sempre giovanile. E poi anche veniva riportato in prima squadra come si è visto, quindi sicuramente mi piace giocare. Però sono consapevole che nel calcio di grandi serve anche pedalare, mettere dentro corsa, mettere dentro fisico, intensità, recupero palla, cattiverie, quindi sono tutte cose che servono sicuramente. Sei molto giovane, ma a differenza di credo quasi tutti i tuoi compagni, hai già un'esperienza in Champions League. Sì, è stata bellissima, una bella esperienza. Non si può dire altro davvero, inaspettata, perché comunque non l'avrei mai aspettato, però tanta roba davvero, bellissima. Esordio in Serie A, esordio in Champions League, una parte finale di stagione dove hai
sei allenato insieme con la prima squadra dell'Atalanta, se non sbaglio, è facile rimanere con i piedi per terra lo stesso? Beh, bisogna che sia facile o difficile, poi quello dipende dalla persona, come si atteggia dal giorno dopo, dalla mattina dopo. Però bisogna almeno, sicuramente bisogna cercare di tenere per terra e andare avanti giorno dopo giorno, come non dico come non fosse successo niente, però senza mollare niente, senza mollare un centimetro. Sì, ho giocato da piccolino, diciamo, sulla tre quarti, poi magari nel centrocampo a tre, facendo la mezzala, comunque ti muovi in quella parte di campo, o ti muovi nella parte di campo più laterale, o comunque ti porta ad andare ad attaccare l'area, quindi a cercare il gol, a essere nel reparto offensivo, perché comunque il gioco si crea per andare a fare il gol, quindi più gente c'è davanti e meglio è. Negli ultimi anni mi veniva bene la difesa difensiva, quindi recupero palla e il gioco, essere propositivo, il possesso palla, l'ultimo passaggio, quello sì. Quindi sempre l'aiuto comunque della squadra. Vicenza è una squadra che come provinciale ha una sua storia importante. Tu sei giovane ma sei veneto anche di origine. Per te, con la tua età, è ancora un fascino questa maglia, è ancora un'importanza per un veneto? Sì, molto, perché devo ancora scoprirla al meglio, diciamo, però l'importanza che hai sempre avuto, io comunque nel settore giovanile, a Pordenone, ma anche prima a Montepelluna, ci giocavamo contro, e a livello di prima squadra basta vedere che calciatori sono passati, che calciatori sono cresciuti, quindi è una società non è molto affascinante, che mi affascina molto e che voglio scoprirla al meglio e in tutti i suoi particolari, e quest'anno. Scelta del numero a qualche... No, il numero... Io volevo riprendere il 20, diciamo, che era quello che avevo l'anno scorso, però l'avevo già occupato, se no avrei optato per il 21, ma anche quello era occupato, quindi sono andato per il 40, che comunque mi piace. Oggi la nazionale
sì, c'è. Cioè, se devo essere sincero, cioè, non l'ho ancora toccato l'obiettivo, però quest'anno, man mano che andiamo avanti, me lo posso porre, dai. Quest'anno in Serie B troverai anche molti dei tuoi compagni del settore giovanile dell'Atalanta. Qual è il segreto di questo settore giovanile che continua comunque a suonare giocatori già pronti per il calcio professionistico? Sì, beh, troverò parecchi miei ex compagni che conosco, i miei amici. Il segreto è il lavoro, però restando con la testa, con tutto molto, molto basso. Cioè, pur avendo risultati enormi, sia a livello del giovanile che a livello di prima squadra, non si muove un centimetro. Non ci si siede mai, non si cambia il metodo di lavoro, si va avanti per quella strada perché comunque si vede che i risultati sono ottimali, sono fantastici, quindi è quello secondo me. Sì, penso che sia doveroso pensare comunque sempre a raggiungere la salvezza il prima possibile. Quindi prima, il primo obiettivo è veloce, diciamo, rapido, è la salvezza. Poi, secondo me, man mano che si va avanti ci si pongono gli obiettivi durante la stagione. Man mano che si vede il percorso come va, come non va. Poi lì magari si inizia a sognare qualcosa di grande, di bello. Più studi anche riesci a portare avanti magari parallelamente. Io ho finito le scuole superiori 2 anni fa. L'anno scorso mi ero iscritto a Scienze delle Comunicazioni a Bergamo e facevo un po' fatica, diciamo, con gli allenamenti perché giocavamo anche infrasettimanale all'inizio. Con le utili, il campionato e tutto, e poi da gennaio in poi diciamo che sono andato un po' in pianta stabile con gli allenamenti, convocazioni in prima squadra, quindi ho fatto davvero molta fatica e poi con il lockdown, la ripresa proprio così, ho già dovuto abbandonare, diciamo. Però sicuramente non è un'idea che abbandono del tutto perché c'è la fortuna di riprendere quando si vuole, il discorso di università, quindi non la abbandono sicuramente, penso sia doveroso continuare. Fuori dal campo sei un po' tranquillo o hai qualche passione particolare? No, beh, sono abbastanza tranquillo, sì, molto, molto. E adesso Il ho calcio, il calcio, guarda il calcio spesso. Sì, no, calcio sì, lo seguo tantissimo. Servo tantissimo davvero, anche gli altri campionati da prendere e la Liga, servo tanto, tanto. E poi mi piace vedere proprio i giocatori anche singoli oltre che le partite. Quello sì. E poi anche gli altri sport comunque non mi dispiace, sono sempre stato una passione di tutti gli sport. Mi piaceva anche proprio praticarli in generale. A questo punto la domanda è d'obbligo, c'è un giocatore che ti piace di più, anche non nel tuo ruolo specificatamente, oppure anche esattamente nel tuo ruolo? In generale ho avuto la fortuna di rivederlo e di convincermi che era proprio un giocatore che mi è sempre piaciuto, è stato Thiago Silva. Ho avuto la fortuna di vederlo anche dal vivo nella partita e davvero sono rimasto stupito e mi è piaciuto tantissimo. Nel mio ruolo penso ora come ora Thiago Alcántara sia davvero un giocatore che fa la differenza, magari più delle volte quando la palla, però anche nel resto è un giocatore che si vede, che sa qualcosa in più.
Grazie. Grazie.